Due settimane fa avevo fatto una panoramica di cos'è un sistema operativo e vi avevo detto che i video a seguire avrebbero snocciolato i concetti base che vi avevo introdotto. Tuttavia, la maggior parte di quei concetti base sono focalizzate sulla gestione software delle risorse di un sistema operativo. Tuttavia, guardate un po', lo scopo di un sistema operativo è anche quello di fornire un'astrazione e la gestione dell'hardware. Infatti, il sistema operativo è intimamente legato all'hardware in cui viene eseguito e quindi non ci possiamo esimere di parlarne. Quindi oggi parliamo di hardware, ma da un punto di vista, lo so che sembra controintuitivo, software. Più precisamente dal punto di vista di un sistema operativo. E quindi iniziamo. Ovviamente, qual è il primo pezzo di metallo che un sistema operativo si trova davanti? Bravi, sono molto fiero di voi. Il processore. Possiamo definire in maniera molto ma molto volgare il processore come il cervello di un computer. Quello che fa il processore è quello di prendere un'istruzione, i suoi operandi se ne ha e ne restituisce un output se ne ha. E tutte queste operazioni vengono temporizzate da un cronometro interno chiamato clock. Avevo spiegato alla mia amica Lucilla in questo video che cos'è il clock di un computer e quindi se qualcuno di voi ha dei problemi vi consiglio di andarvelo a ripescare perché lo spiegai in maniera molto semplice. A questo punto potrei farvi tutto un pippone di come funziona la pipeline di un processore, ma non è questo il luogo per farlo. Però quello che c'è da dire è che ogni famiglia di processore ha un suo insieme di istruzioni che viene chiamato Instruction Set Architecture, ICA per gli amici. Per esempio, i processori x86 hanno un set di istruzioni diverso da quelli di un ARM. Ed è per questo semplice motivo che, ad esempio, Linux compilato per un'architettura x86 non funzionerà mai su un processore ARM, e viceversa, a meno che qualcuno non vada a utilizzare un sistema di virtualizzazione. Ma quello è tutto un altro discorso. Adesso prendiamo in esame l'operazione più semplice che un processore può fare. Prenderò in esame l'operazione add di un processore Intel. Questa prende due operandi e restituisce la somma tra questi. In parole povere, l'istruzione add permette di fare A più B, dove A e B sono due interi. Ma la domanda è: da dove il processore prende queste due operandi? E dove mette il risultato dell'operazione? Giustamente qualcuno di voi potrebbe dirmi dalla memoria, ma la maggior parte delle operazioni non vengono svolte in memoria, per tanti e tanti motivi. Uno tra tanti perché sarebbe troppo lento. Sì, è vero, nel mio video precedente ho detto che la memoria RAM è molto veloce, ma non quanto un processore. Quindi quello che fa il processore è quello di copiarsi i due operandi in delle cellette di memoria e poi mette il risultato dell'operazione in una di queste cellette. E come si chiameranno mai queste cellette di memoria? Se siete stati attenti al mio video precedente, sapete che si chiamano registri. Il processore usa i registri per manipolare i dati e il risultato viene sovrascritto nel registro di uno dei due operandi. Poi, su richiesta del programmatore, il risultato dell'operazione può essere spostata in memoria centrale, ad esempio all'interno di una variabile. Ora, un processore ha molti registri. Quelli che vi ho appena descritto sono quelli generali, usati per le operazioni matematiche, ma esistono anche dei registri speciali, quali il program counter, che contiene l'allocazione, o meglio, l'indirizzo di memoria dell'operazione che deve essere eseguita successivamente, lo stack pointer, che punta all'inizio dello stack del programma, e anche il registro che contiene lo stato del programma, chiamato in inglese Program Status Word, che contiene tante belle cose. Indica ad esempio se l'operazione precedente sia andata in overflow. Indica pure se siamo in user o supervisor mode. E se non sapete cos'è la supervisor mode, ve l'ho spiegato in questo video. Andate a ripescare. Soffermiamoci su user e kernel mode. Queste due modalità sono i modi con cui il processore opera. Faccio un esempio molto semplice. In user mode non è permesso fare operazioni di input e output, anzi è molto peggio di così perché in user mode nessun programma può dialogare direttamente con la periferica. E quindi come fanno i programmi in esecuzione, che stanno tutti in user mode, a scrivere un file? Beh, quello che fanno è che lo chiedono al sistema operativo. E come lo fanno? Come si chiede al sistema operativo di fare qualcosa? Lo si fa mediante l'uso delle chiamate di sistema,
una chiamata di sistema ha due sfaccettature, quella della user mode e quella della kernel mode. La sfaccettatura user mode semplicemente prepara quello che serve. Se devo leggere un file, indico cosa leggere e quanti byte leggere. Lato kernel, quello che faccio è semplicemente eseguo quell'operazione, apro quel file, leggo quel byte ed restituisco al programma chiamante. Ma come avviene il passaggio da user mode a kernel mode? Visto che i programmi in esecuzione non possono variare la modalità operativa del processore. Dunque funziona più o meno in questa maniera. L'ultima istruzione della chiamata di sistema lato user mode è un segnale per far risvegliare il sistema operativo. Tale segnale viene chiamato TRAP, da non confondere con un interrupt. Quelli li vediamo dopo. Una trap passa il controllo al sistema operativo, cambiando modalità operativa da user mode a kernel mode. E quindi si può preoccupare di capire che cosa sta succedendo e fa quello che gli è stato chiesto. E questo riesce a farlo appunto cambiando o modalità operativa del processore. Prima di ritornare il controllo al programma, viene ricambiata la modalità operativa e il programma può continuare con i dati che gli sono stati forniti dal sistema operativo. Adesso vediamo una parte hardware molto importante, che è la memoria. In un computer ci sono tante e tante memorie. E tutte queste le vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di quale hardware si trova a gestire il sistema operativo. Ma prima di cominciare, non dimenticarvi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con tutti i video, soprattutto questi di questa serie in cui parlo di sistemi operativi, altrimenti ve li perdete. Quindi non perdete tempo, iscrivetevi e ci vediamo con gli altri video. E inoltre, se volete supportare il mio lavoro, da adesso potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Link in descrizione. E adesso proseguiamo e andiamo a vedere quali sono le memorie che ci stanno all'interno di un computer. In effetti due di queste memorie le ho già citate. Abbiamo i registri che stanno all'interno del processore e la RAM, che sarebbe la memoria centrale. Tuttavia, tra i registri e la RAM ci sta un altro tipo di memoria. La cache. La cache sta sempre all'interno del processore e sorvolo sui dettagli di come funziona e mi limito solamente a dire a cosa serve. Contiene una copia di alcuni dati che si trovano in memoria centrale, così che se quei dati vengono richiesti nel breve termine, il processore se li ritrova là senza andarseli a ripescare in memoria centrale. Dopo la RAM abbiamo i dischi, che possono essere magnetici, SSD, non volatile memory, tutto quello che volete voi. Adesso, cosa caratterizzano queste memorie? Le caratterizzano due fattori principali, la dimensione e la velocità. I registri contengono pochi byte, ma sono molto e molto veloci. La cache arrivano a qualche megabyte, ma la loro velocità diminuisce. La RAM oggigiorno è dell'ordine dei gigabyte, ma via via che ci allontaniamo del processore siamo sempre più lenti. Infine i dischi. Oramai è facile trovarsi dischi con diversi terabyte, ma rispetto alla velocità del processore i dischi sono sempre molto lenti. Quindi la regola è: più sono veloci e più costano. È per questo che sono più piccole. Per essere completi, i computer hanno altre due memorie, la ROM e la CMOS. La ROM contiene un programma di base per far partire un computer, quello che viene chiamato BIOS o BIOS nei computer IBM compatibili, mentre la memoria CMOS contiene le impostazioni del BIOS, la data e anche l'ora, e viene tenuta in vita da una batteria tampone che si trova in tutte le schede madri. Infine abbiamo le periferiche. Al netto della loro complessità, le periferiche servono a due scopi, input o output, o entrambi. Il sistema operativo molto spesso non controlla queste periferiche direttamente, ma accede a loro e le utilizza mediante un circuito elettronico che si chiama controller. Facciamo un esempio proprio semplice. Un hard disk magnetico, per operare, ha delle funzioni molto a basso livello. Gira il motorino, sposta la testina di qualche grado, leggi, scrivi. Oggigiorno la maggior parte degli hard disk, inclusi quelli SSD,
vengono operati dal sistema operativo tramite il controller SATA, che riesce ad astrarre tutte queste operazioni a basso livello. Infatti il sistema operativo non dice accendi il motore, spegnilo, fai, dici, salamadonna. Il sistema operativo indica al controller di andare a leggere una determinata locazione del disco e il controller saprà come pilotare il disco con quelle funzioni a basso livello. E poi sveglierà il processore quando dice ehi, i dati sono pronti, perché nel frattempo il processore si è sbrigato altre cose. Come vi dicevo poco fa, il sistema operativo può fare tutto ciò in kernel mode. Una cosa importante da specificare è che le periferiche sono molto, ma molto lente rispetto al processore e quest'ultimo non può stare là a girarsi i pollici. È che quando il processore dice a una periferica sotto istruzione del sistema operativo di fare determinata operazione, gli dice qualcosa di questo tipo: fammi sapere quando finisci che io nel frattempo mi occupo di altro. E come farà mai il controller di una periferica a notificare il processore di aver finito? Lo fa con un interrupt. Quindi un interrupt è un segnale che proviene da una periferica al processore per indicare che un determinato evento hardware è accaduto. Mentre quello che vi dicevo poco fa, una trap, è molto spesso un segnale generato da un programma in esecuzione, che può essere anche un programma stesso del sistema operativo. Che sia chiaro, una trap è qualcosa che viene a livello del processore e non è una cosa del tutto software, e può accadere anche quando per esempio un programma fa quelle cose bizzarre tipo dividere per zero. Però è importante distinguere tra trap, che è legato a un programma in esecuzione, da interrupt, che è legato a un hardware. Benissimo pinguini, per oggi mi fermo qua e nonostante abbia parlato tanto, ho sorvolato parecchi dettagli, ma non vi preoccupate perché questi dettagli arriveranno nei video a seguire. Se vi è piaciuto questo video fammelo sapere con un like e commentate qui sotto. Detto ciò, io vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo col prossimo video di questa serie in cui parlo dei processi. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!